Con Locke passiamo alla figura centrale dell'empirismo inglese e a quello che qualche storico della filosofia ha definito empirismo critico. Cioè, alcuni storici della filosofia distinguono tra Bacone e Hobbes, che sarebbero empiristi dogmatici, i quali affermano in maniera ingenua, diciamo, la priorità della materia e della sensibilità, rispetto invece agli altri tre, sempre tutti quanti inglesi, come dicemmo noi, come dicemmo l'altra volta, cioè Locke, Berkeley e Hume, che sarebbero empiristi critici, perché tengono conto in qualche modo della lezione di Cartesio, si confrontano con il razionalismo. Quindi Bacone e Hobbes, empiristi ingenui, dogmatici, e Locke, primo degli empiristi critici, con Berkeley e con Hume. Vi ho fatto avere, ma se non l'avete avuto potete averla all'uscita, un inquadramento storico classico di Alfredo Sabetti, e quindi praticamente io sorvolerò sugli aspetti, diciamo, della vita e della collocazione storica di Locke. Va tenuto presente questo semplicemente ai fini del discorso politico su cui arriveremo alla fine della conversazione. Si tratta di un personaggio che vive, diciamo, un paio di generazioni dopo Hobbes. Hobbes ha avuto la sua acme, il suo punto di fulgore, 1651, con Leviatano, cioè praticamente subito dopo la prima rivoluzione inglese, e appunto lui era un seguace degli Stuart della monarchia assoluta, e cercò di convertirsi anche alla Repubblica autoritaria di Cromwell. Invece il momento culminante, l'acme di Locke, coincide proprio esattamente con gli anni della seconda rivoluzione inglese, 1688. Quasi tutte le sue opere più importanti vengono pubblicate nel 1690, ma erano state scritte negli anni precedenti. Quindi il momento culminante della sua maturità è il 1688. Lui è un seguace degli Orange contro gli Stuart, cioè è un seguace della monarchia temperata, della monarchia liberale, come è stato detto. Quindi Hobbes, seguace degli Stuart assolutista, e Locke invece seguace degli Orange e liberale. Anche lui, naturalmente, visto il periodo travagliato della storia inglese, costretto a vivere per lungo tempo all'estero, in particolare in Olanda, che era un paese tollerante, e appunto uno dei grandi ideali di Locke è quello della tolleranza. Quindi si colloca nell'empirismo inglese, si colloca in questo periodo in cui la storia dell'Inghilterra genera grandi modelli di pensiero politico per l'Europa. Però pure lui, come Hobbes, arriva al pensiero politico, che in fondo è il suo obiettivo, attraverso un discorso gnoseologico. Si racconta che in una conversazione a casa di Lord Shaftesbury, di cui prima appunto è stato precettore, poi assistente, partecipando quindi alla grande vita politica, culturale, istituzionale inglese, non si arrivava a capo di una discussione. E allora Locke avrebbe avuto questa illuminazione: è inutile cercare di arrovellarsi sugli oggetti, sulla realtà, sulle cose. Il vero discorso che si può fare è quello sull'intelletto. Concepì il saggio sull'intelletto umano, Essay on Human Understanding, che è il suo capolavoro, diciamo. Cioè, bisogna tentare di indagare quali sono le capacità dell'intelletto, quali sono i limiti dell'intelletto, piuttosto che cercare di affrontare il discorso sulla realtà, che è un discorso che, vedremo, non porta a niente di conclusivo. È stato detto, Locke vive nel crepuscolo della probabilità, è una suggestione molto, è una definizione molto suggestiva. In effetti Locke in fondo sostiene che la realtà nella sua essenza è inafferrabile, non può essere oggetto della nostra conoscenza. Noi ci muoviamo all'interno di un mondo mentale nostro. In fondo noi la realtà non la riusciamo a raggiungere, ci dobbiamo accontentare, per ragioni di vita pratica, solamente di probabilità.
Pure questo, scusate, io ve lo sottolineo all'inizio della conversazione perché la parabola che stiamo seguendo, vi ho accennato l'altra volta, è una parabola paradossale. Cioè l'empirismo vuole essere una filosofia del concreto, vuole essere una filosofia della materialità, vuole essere una filosofia che afferra le cose, si trasforma piano piano in un allontanamento dalla scienza, in un allontanamento dalla conoscenza oggettiva, paradossalmente in un rifugio nella soggettività, che poi esploderà con lo scetticismo di Hume. Quindi dalla pretesa di afferrare la realtà nella maniera più immediata, più tangibile, con i sensi, si arriva paradossalmente, ma questo è molto significativo, alla soggettività, al soggettivismo che è già presente in Locke, e poi addirittura allo scetticismo che si manifesta in maniera aperta in Hume. Allora, appunto, Locke sostiene che è inutile occuparsi del mondo, bisogna occuparsi dei limiti dell'intelletto. Questi limiti dell'intelletto vengono in parte da Dio nel primo Locke, ma soprattutto vengono dall'esperienza. La conoscenza, l'intelletto umano si possono cimentare solamente con l'esperienza. E siamo appunto a quello che invece Hobbes aveva chiamato corpo, corporeità. Si può conoscere solo ciò che è corporeo, siamo sulla strada appunto aperta da Hobbes. Ora, se è vero che il limite dell'intelletto umano è dato dall'esperienza, dobbiamo rifiutare il nocciolo delle idee di Cartesio. Locke quindi appunto è un empirista critico, si confronta con il grande rivale, con Cartesio, col fondatore del razionalismo moderno. Cartesio aveva sostenuto che la ragione è unica, è infallibile ed è onnipotente. La ragione è unica perché tutti gli uomini sono dotati di ragione. Ora, invece, sostiene Locke, ci sono vari tipi di intelletto, nel senso che ognuno è intelligente in un modo, le intelligenze non sono tutte quante uguali. Sì, è vero che l'uomo è un animale razionale, come ci ha detto Aristotele, però la ragione in qualcuno si manifesta come capacità logica, in qualcuno si manifesta come capacità di manipolare cose pratiche, in qualcuno si manifesta come capacità di organizzare. Cioè ci sono conoscenze intuitive, ci sono conoscenze più tarde, ci sono varie intelligenze, scusate, intuitive, intelligenze lente, intelligenze riflessive. Insomma, non esiste un'unica ragione, esistono tante modalità intellettuali. Quindi non è vero quello che dice Cartesio, la ragione non è unica. Cartesio poi aveva sostenuto che la ragione è infallibile, anzi Cartesio aveva tenuto un atteggiamento di estremo orgoglio, aveva sostenuto anche Dio non può andare oltre la ragione umana se si tratta di calcoli matematici. L'uomo raggiunge un'assoluta certezza nel calcolo matematico, Dio stesso non può raggiungere una certezza maggiore. Quindi la ragione è infallibile. Se si cade nell'errore per Cartesio e per distrazione o per una precipitazione della volontà. Invece, Locke sostiene che la ragione umana è fallibile, perché la ragione non è chiara, è torbida, è oscura, si muove sulla base di principi poco evidenti, si muove appunto nel crepuscolo delle probabilità. La ragione non è assolutamente infallibile. E terza affermazione cartesiana era che la ragione è onnipotente. In che senso? Che la ragione si fonda su se stessa e pone se stessa, a fondamento se stessa. Invece, secondo Locke, la ragione non si riesce a dare i suoi stessi principi, è una facoltà debole e derivata, non è qualcosa di fondativo, non è qualcosa di autonomo, non è qualcosa che fonda se stesso. Quindi la ragione non è né unica, né infallibile, né onnipotente. E a questo punto la critica al cartesianesimo colpisce il cuore del razionalismo, cioè non esistono idee innate, quelle da cui Cartesio era partito. Cioè, non è vero che l'intelletto umano ha un patrimonio di idee dalla nascita o comunque innate. Questo Locke lo afferma rifiutando quello che si chiama consensus gentium, cioè il fatto che tutti gli uomini sarebbero d'accordo su, per esempio, l'esistenza di Dio o su un fatto elementare come l'identità, per cui una cosa è se stessa e non è un'altra.
Non è vero che tutti gli uomini hanno queste idee fondamentali. Locke si basa appunto da empirista sull'esperienza, cioè si riferisce alle relazioni dei missionari e dei viaggiatori e dimostra che il concetto di Dio è estremamente variabile, non è assolutamente rintracciabile un'idea universale di Dio come onnipotente, come infinitamente buono, eccetera. Quindi i selvaggi non hanno l'idea di Dio. Un altro ambito a cui si riferisce è quello della follia. I folli, i pazzi, non hanno l'idea di identità, non vedono veramente la permanenza di una cosa come identica a se stessa, si scambiano con un'altra persona, scambiano le cose, le vedono ora in un modo, ora animate, ora inanimate, e quindi i folli mancano del principio di identità. E terza sfera è quella dei bambini, rivela che appunto l'umanità non possiede delle idee innate chiare, perché i bambini non posseggono né l'identità anche essi stessi, perché scambiano per esempio un oggetto di legno con un oggetto animato, tanto per fare un esempio, oppure cambiano identità alle cose. Quindi praticamente i selvaggi, i folli e i bambini smentiscono il consensus gentium, cioè il fatto che tutti gli uomini abbiano un minimo di idee innate possedute da tutti, possedute universalmente. Quindi non esistono idee innate. In verità, non voglio sottilizzare, ma Locke basa questa dimostrazione proprio su un principio cartesiano, cioè per Cartesio, e in questo lui è d'accordo con Cartesio, avere un'idea significa essere cosciente di queste idee. Questo è un fatto abbastanza decisivo. Cioè, si ha un'idea quando si è coscienti di avere questa idea. Avere un'idea e esserne cosciente è la stessa cosa, per Cartesio. Locke dice che questo è giusto, ma proprio sulla base di questo i bambini non sono coscienti di avere certe idee, le acquisiscono gradualmente, il folle non è consapevole di avere idee. Quindi le idee, allora, a questo punto vengono alla coscienza, però attraverso l'esperienza. Quindi l'intelletto, l'altra famosa affermazione di Locke, è tabula rasa, cioè è una lavagna cancellata, è un foglio bianco, è una tavoletta di cera cancellata, come già aveva detto Aristotele, primo grande empirista della storia della filosofia. L'intelletto è tabula rasa, è vuoto, e solo l'esperienza incide i suoi segni, cioè solo l'esperienza dà un contenuto all'intelletto. Quindi tutto deriva dall'esperienza. Afferma in maniera lapidaria Locke: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, cioè niente si ritrova nell'intelletto se non è stato prima nella sensibilità. Quindi a questo punto lui sostiene tutte le nostre conoscenze, che lui chiama idee, quindi tutte le nostre idee vengono o dall'esperienza esterna, che si chiama sensazione, o dall'esperienza interna, che si chiama riflessione. Cioè noi possiamo avere anche un moto dell'animo, un desiderio, un istinto, un atto di volontà. Quindi abbiamo due fonti di esperienza: l'esperienza esterna, che ci dà le sensazioni, l'esperienza interna, che lui chiama fonte di riflessione. Solo da queste due fonti di stimoli nascono i contenuti dell'intelletto. Questi contenuti dell'intelletto si chiamano idee. Naturalmente, a questo punto, queste idee di Locke non sono le idee di Platone, nelle idee di Hegel, nell'idea di Hegel, sono praticamente delle immagini mentali. Lui per idee questo concepisce, sono delle immagini che sono nella nostra mente. Però qua si comincia a profilare, diciamo, questa svolta soggettivistica, cioè tutta la nostra conoscenza, tutta la vita del nostro intelletto è una vita in base alle idee. Cioè noi mettiamo insieme, assembliamo, spezziamo, smembriamo, astraiamo, eccetera, idee, cioè immagini mentali che ci vengono o dall'esterno o dall'interno. Però noi, se vogliamo, al di fuori del mondo delle idee non possiamo uscire. Quindi si comincia a profilare questo paradosso, che l'empirista Locke, che vuole
rendere sicura la conoscenza sulla base dell'esperienza, e dice che bisogna eliminare quello che non viene dall'esperienza. L'esperienza la traduce immediatamente in qualche cosa di mentale, cioè le idee che sono delle immagini della nostra mente, del nostro intelletto. Ora, il ragionamento pure qua, se ci prestate attenzione, ovviamente è un ragionamento lineare. Quindi l'intelletto riceve solamente dall'esperienza le idee, è un recipiente vuoto, l'esperienza colloca nell'intelletto le idee. A questo punto l'intelletto con operazioni di relazione, di sovrapposizione, di astrazione, crea le idee complesse. Quindi le idee a questo punto si distinguono in idee semplici e idee complesse. Le idee complesse sono quelle secondarie, derivate, che vengono fuori dal lavorio dell'intelletto. Ora, per seguire il filo principale del discorso, le idee complesse sono di tre tipi. Io semplifico, Locke fa una classificazione estremamente contorta, devo dire la verità, è pure confusa, però non lo dico io, lo dice Hegel. Hegel è molto critico nei confronti di Locke, perché sostiene che non compie una deduzione logica delle idee, ma fa semplicemente un'enumerazione di un'accozzaglia di classificazioni che gli vengono su base osservativa, ma che non hanno nessun significato logico. Quindi Hegel è estremamente proprio critico nei confronti di questo complicarsi del mondo delle idee operato da Locke, perché Locke, appunto, sostenuto il fatto che esistono idee semplici e idee complesse, le idee complesse le considera una volta sulla base dell'operazione che compie l'intelletto. L'intelletto o compie un'operazione di comparazione, o di relazione, o di astrazione. Poi un'altra volta invece le classifica in modi, sostanze e relazioni. Noi prendiamo questa seconda strada. Quindi ci sono idee di modi, cioè di cose non essenziali, che sono semplicemente modi di apparire, non sono decisivi, sono accidentali. Poi ci sono le idee di relazione e le idee di sostanza. Per quanto riguarda la relazione, quello che è il suo ragionamento fondamentale è che sulla base dell'idea di relazione si può spiegare l'io. L'io è l'identità con se stesso, è la relazione con se stessi. Soltanto che questo scavo dell'idea di io come relazione con se stessi non porta Hobbes a uscire dalla strada che ha intrapreso. Cioè, la strada che lui ha intrapreso è una strada per cui l'intelletto in fondo sostanzialmente è un recipiente passivo che riceve impressioni dall'esperienza e poi le mette assieme, ma in maniera sostanzialmente meccanica. Cioè l'intelletto locchiano non ha una funzione di coscienza, non ha una funzione di creatività, è sostanzialmente un organismo meccanico, un recipiente in cui si vengono a creare queste costellazioni di idee. Quindi l'idea di relazione fondamentale è l'idea di io, che è la relazione di identità con se stessi, però non è che porta a granché come risultati speculativi. Poi c'è l'idea di sostanza. L'idea di sostanza invece merita un poco di maggiore attenzione. Quindi modi, relazioni, sostanza. Cartesio aveva parlato di sostanza come qualche cosa che è il fondamento della realtà, cioè è la realtà nella sua base suprema, quindi è qualche cosa di assolutamente oggettivo. Invece nel discorso di Locke si parla di idea di sostanza. Questo già sta a significare che la sostanza non è la base della realtà, ma sostanzialmente, appunto, è diventata qualche cosa di soggettivo. Dice Locke, noi abbiamo tante impressioni, soprattutto impressioni di forme, di colori. Ora riferiamo queste forme e questi colori a qualche cosa a cui essi ineriscono, cioè all'estensione, alla solidità.
Però se mi domandate, dice Locke, poi questo qualche cosa di solido, di esteso, su cui sono appoggiati i colori, i sapori, i rumori, le forme, questa estensione, questa solidità, che cos'è? Vi posso rispondere soltanto come un vecchio saggio indiano che rispose: il mondo nella sua mole, massiccia, nella sua sostanzialità è appoggiato su un elefante. Quando gli chiesero l'elefante su che cosa è appoggiato, rispose su una tartaruga. E quando gli chiesero la tartaruga su che cosa era appoggiata, disse: beh, questo non ve lo so dire. Quindi con questo apologo Locke conclude il capitolo sulla sostanza dicendo che la sostanza è qualcosa di oscuro, qualcosa di inafferrabile. Quindi mentre nella tradizione razionalistica c'è la res cogitans e la res extensa di Cartesio e poi la sostanza di Spinoza, che è il tutto, Deus sive natura, la sostanza, la base di tutto è Dio o la natura in Spinoza, quindi qualche cosa di massimamente oggettivo, invece in Locke la sostanza è diventata l'idea di sostanza, quindi è già proprio per definizione nella nomenclatura di Locke un fatto soggettivo. E poi Locke stesso sostiene che sia qualche cosa di evanescente, di oscuro, se la cava con questo apologo. Scusate, perché metto in rilievo questo? Perché è chiaro che su questa base, piano piano, lentamente, si sta scardinando l'oggettività, ma si sta scardinando la possibilità stessa della scienza, perché la scienza deve avere a che fare con oggetti nella loro solidità o nella loro presunta configurazione oggettiva. Qua invece si sta rendendo tutto evanescente e tutto soggettivo. Quindi Locke apre la strada, paradossalmente, a uno sgretolamento della scienza. E quindi Locke è per certi aspetti, insomma, il portatore di un equivoco. Io, scusate, come sapete, lo faccio da sempre, io mi riferisco in maniera particolare a Hegel, che con delle pennellate diciamo estremamente incisive coglie l'essenziale dei vari filosofi. Cioè lui dice Hegel, Locke è oggi addirittura, ancora ai tempi suoi, è il filosofo europeo, perché ha avuto una grandissima fortuna nella Francia illuministica, ha avuto fortuna in patria e ha avuto fortuna pure da noi tedeschi. Cioè Locke è il filosofo del Settecento europeo, perché con quest'idea in fondo si assimila facilmente, per cui l'innatismo è infondato, tutto deriva dall'esperienza, con questa architettura dell'intelletto, con le idee semplici e idee complesse, ha avuto un'estrema efficacia nel dare una immagine del mondo che è molto vicina a quella che si immagina l'uomo semplice, l'uomo insomma che, di cultura sì, ma non di grandissima attenzione filosofica. Però appunto, e quindi Locke è diventato il filosofo dell'illuminismo europeo, il filosofo popolare addirittura. È il filosofo popolare del Settecento e fino ai primi dell'Ottocento, però è un filosofo che paradossalmente indebolisce la ragione e indebolisce soprattutto la presa oggettiva della ragione. Quindi la sostanza diventa un'idea e diventa qualche cosa di evanescente. Ora, quello che io vi ho raccontato, in breve, sono i primi due libri del saggio sull'intelletto umano. Ci sono un terzo e un quarto libro. Il terzo libro è sul linguaggio. Riguardo al linguaggio, Locke riprende il nominalismo di Hobbes, cioè i nomi sono assolutamente convenzioni, non esistono universali, non esiste l'uomo, ma esistono gli uomini concreti e individuali. Un poco più, diciamo, concreto di Hobbes è per il fatto che sostiene che un minimo di motivo le parole ce l'hanno per esistere, per avere validità, e perché colgono delle somiglianze tra le cose. Quindi riprende il nominalismo di Hobbes, però sostenendo che queste etichette che noi usiamo arbitrariamente hanno una loro giustificazione, perché sono legate alle somiglianze presenti nelle cose. Poi nel quarto e ultimo libro introduce un'altra prospettiva conoscitiva, cioè distingue la conoscenza intuitiva dalla conoscenza discorsiva.
Lo dico perché paradossalmente lui sostiene che la conoscenza intuitiva è superiore. La conoscenza intuitiva consiste nell'immediata comparazione di due idee. Per esempio, padre e figlio sono in una relazione particolare, causa-effetto, uguale-disuguale, eccetera. Si colgono immediatamente differenze o similitudini tra due idee. E quindi questo dà una certa certezza di verità. Invece, nella dimostrazione, la comparazione tra le idee non è immediata, ma è dovuta a un passaggio tra varie altre idee intermedie. Quindi la conoscenza discorsiva, cioè quella propriamente legata al ragionamento, propriamente legata alla ragione, è una conoscenza più debole, più soggetta a errore rispetto alla conoscenza intuitiva. Quindi il ragionamento è più probabilmente fallace rispetto a un'intuizione. Siccome il ragionamento è il modo di operare della ragione, le dimostrazioni non sono mai sicure, è più sicura la conoscenza intuitiva. E allora a questo punto proprio si comincia a profilare questo, che la scienza, soprattutto la fisica, che cerca ovviamente di procedere per vie di ragionamenti e di comparazioni complesse, non ha la piena fiducia di Locke, e quindi si entra in questo ambito appunto di scardinamento della scienza. Locke conclude il saggio sull'intelletto umano sostenendo che ci stanno però tre cose che sono certe, che sono sicure. Cioè, oramai alla fine del saggio si è delineato questo crepuscolo della probabilità. Però in questo crepuscolo della probabilità, in cui la ragione non è onnipotente, anzi la ragione è imprecisa e oscura, la dimostrazione, la concatenazione di ragionamento è debole, è più forte addirittura una conoscenza immediata e intuitiva. Quindi in questo scardinamento della scienza e della conoscenza si salvano tre cose che sono certe, che sono l'io, Dio e i corpi esterni. Cioè l'io, che è conosciuto per intuizione, noi apprendiamo immediatamente l'esistenza di noi stessi. Conosciuto il fatto che almeno una cosa c'è, che siamo noi, viene fuori secondo lui per dimostrazione Dio. Cioè, se c'è qualche cosa, sicuramente almeno una cosa c'è e siamo noi. Apro parentesi, e questo lui lo riprende proprio da Cartesio, insomma l'evidenza dell'io. L'evidenza dell'io ci dà l'evidenza che a qualche cosa esiste, se non altro noi esistiamo. Se esistiamo noi, ci deve essere un essere superiore che ha fatto le cose. Se esistiamo noi come cose, come realtà effettiva, materiale, ci deve essere qualcuno che l'ha prodotto, e questo qualcuno è Dio. Quindi lui riprende la prova fisico-teologica, cioè se c'è un effetto ci deve essere la causa, però passando per questo snodo cartesiano, cioè la cosa che esiste non è altro che l'io autocosciente. Allora esiste l'io, lo conosciamo per intuizione. Esiste Dio, lo sappiamo attraverso questa dimostrazione che ho delineato rapidamente, e poi siamo sicuri dei corpi esterni. Ma come siamo sicuri dei corpi esterni? Siamo sicuri di questo per sensazione attuale. Cioè noi possiamo essere sicuri che i corpi esistono nel momento in cui li vediamo e li tocchiamo. Dobbiamo immaginare che questa sia una cosa certa, perché se un nostro organo di senso è malato, noi la cosa non la percepiamo. Se la cosa non c'è, la possiamo solo immaginare, ma non ne riceviamo impressioni. Insomma, Locke sostiene che noi possiamo essere certi, sulla base appunto di tutta l'esperienza dell'umanità, l'esperienza delle persone affette da cecità o da sordità e cose di questo genere, che effettivamente ci sono cose materiali. Però quello che è importante è questo. Lui dice a chiare lettere: io posso essere certo dell'esistenza di un essere umano che mi trovo di fronte solo nel momento in cui lo percepisco. Nel momento in cui io mi giro da un'altra parte, l'ho salutato, niente mi può garantire che quest'essere umano sia ancora in vita. E così per i milioni di esseri umani che mi si dice che esistano. Cioè, in altri termini, l'unica cosa certa è la percezione attuale, hic et nunc, qui e ora, in questo momento. Sottolineo questo perché il passo successivo sarà quello del suo continuatore Berkeley,
il quale, come è noto, giunge all'immaterialismo, perché Berkeley dovrà dire, e ha ragione Locke, se io non sto vedendo questa stanza, se io non sto sentendo i rumori, vedendo le sfumature di colore, eccetera, se me ne sono uscito, nessuno mi garantisce che alle mie spalle sia ancora presente questo ambiente. Cioè, appunto, il conoscere è certo solamente nel momento della percezione. Dirà Berkeley, esse est percipi, essere, l'essere delle cose coincide con l'essere percepite. E allora Berkeley arriverà all'affermazione paradossale: chi garantisce il fatto che le montagne che io non sto contemplando in questo momento, che il mare che non vedo, che gli esseri umani che non vedo ci siano? E se nessuno vede le montagne, nessuno vede i deserti, nessuno vede le distese oceaniche, che fanno? Evaporano, scompaiono. L'essere è essere percepiti. E allora dirà Berkeley, no, esistono, continuano a esistere perché li percepisce l'occhio di Dio. Cioè Dio diventa garante della esistenza continua delle cose. Ma quindi le cose vivono perché vengono percepite da Dio. Ma quindi arriviamo all'immaterialismo, cioè è significativo che dall'empirismo, attraverso Hobbes e Locke, si arriva a Berkeley, che sfocia nell'immaterialismo. Ora, questa è, diciamo, la linea gnoseologica che arriva, diciamo, alle soglie di questo paradosso. Poi nel paradosso entrerà solo il successore Berkeley, e questo mi pare sufficiente per delineare la posizione gnoseologica di Locke. L'altra parte importante della sua filosofia, quella a cui lui aveva l'occhio, come già Hobbes, è la filosofia politica. Nella filosofia politica lui continua, nei saggi sul governo civile del 1690, continua il contrattualismo di Hobbes, ma su basi diverse. Cioè, esiste lo stato di natura. Però lo stato di natura non è caratterizzato dal homo homini lupus, cioè da un'aggressività originaria, inestinguibile, non è caratterizzato dal bellum omnium contra omnes, come ha sostenuto Hobbes. Lo stato di natura è uno stato già di per sé sociale, quindi c'è una sociabilità, una socievolezza, una tendenza alla simpatia, alla convivenza nell'uomo che sono innate, mentre invece per Hobbes è innata l'aggressività, è innato l'egoismo. Ora, l'uomo quindi nello stato di natura non è che vive la guerra, vive solo questo disagio, che non c'è un arbitro, non c'è un terzo, non c'è un giudice, quindi fa valere i propri diritti in base alla forza e anzi ha un diritto di natura a vendicarsi in qualche modo. Però è chiaro che questo diritto di rivendicare il proprio e di vendicarsi addirittura rischia di sconfinare. Infatti l'uomo ha dei diritti fondamentali di natura che sono il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla proprietà. Questi diritti sono naturali, quindi sono inalienabili. È chiaro che a questo punto, quando nascerà lo Stato civile, cioè quando verrà fuori lo Stato, questo Stato non sarà un Leviatano, cioè un mostro divoratore onnipotente, perché si trova di fronte al fatto che gli individui, per loro costituzione, per natura, hanno il diritto alla vita che nessuno può togliere, questo già l'aveva detto un po' Hobbes, ma anche il diritto alla libertà e il diritto alla proprietà. Anzi, quello su cui maggiormente insiste, leggeremo un paio di brevi brani, Locke, è proprio il diritto alla proprietà. Locke sulla proprietà è proprio intransigente, cioè l'uomo non può esistere, non si realizza pienamente se non possiede qualche cosa. Ma lui su questo è ottimista, cioè lui sostiene che la proprietà fondamentale è quella della terra, e perché si ha diritto a possederla? Su questo ha tenuto bellissime lezioni Alberto Burgio qualche settimana fa, neppure qualche mese fa. Perché l'uomo non prende i frutti della terra così semplicemente come un selvaggio raccogliendoli, ma coltiva la terra, quindi ci mette del proprio il suo lavoro. La terra che viene coltivata da un individuo è possesso di quell'individuo. Naturalmente a questo punto dovrebbe venirne fuori poi il problema della contesa tra
i vari individui che pretendono la proprietà della terra, che secondo lui è sacrosanta perché la terra è investita del lavoro umano. Ma invece lui è ottimista perché sostiene che c'è terra in abbondanza per tutti e soprattutto immagina che l'America sia una specie proprio di continente sterminato in cui, ammesso che ci sia fame di terra, tutta l'umanità si potrà sfamare in America. Quindi per lui la proprietà è a disposizione di tutti, non è un problema. È un problema però in questi termini, che nel momento in cui io con il mio lavoro l'ho trasformata, comunque è diventata da un fatto naturale a disposizione di tutti, è diventata mia proprietà, io ho diritto di mantenerlo, ho diritto alla proprietà. Per mantenere questo diritto io posso pure ricorrere alla forza, però questa forza tende a essere sregolata, a essere arbitraria. Quindi è necessario immaginare un arbitro che venga a regolare questa situazione. E allora questo arbitro sarà proprio lo Stato civile. Cioè, quindi pure qui c'è un contratto, questo contratto è volontario, però in questo contratto a che cosa rinuncia l'individuo? Rinuncia semplicemente al diritto di vendicarsi, al diritto di farsi giustizia da sé. Quindi mentre in Hobbes il passaggio dallo stato di natura allo stato sociale comporta che l'individuo rinuncia al proprio diritto su tutto e quindi rimane privo completamente di diritti, mentre il sovrano ha diritto su tutto. Quindi si crea questa sproporzione enorme tra il sovrano che sta su un altro piano e il suddito. In Locke si crea il cittadino, cioè l'individuo è portatore di diritti naturali, fondamentali, inalienabili. Quando dallo stato di natura in cui possiede questi diritti entra nello stato civile, lui rinuncia semplicemente al diritto di farsi giustizia da sé. È molto interessante perché a questo punto nasce lo stato liberale, ma lo stato liberale è semplicemente l'arbitro, cioè è il terzo tra due contendenti che può sanare le contese. Quindi nasce proprio il concetto di uno Stato guardiano, di uno Stato arbitro che non deve fare altro che stabilire delle leggi e far rispettare queste leggi, ma gli attori sono i cittadini, cioè lo Stato non interviene, non promuove, sta semplicemente a contemplare il libero gioco degli individui e interviene come arbitro solamente quando un individuo prevarica sull'altro. Gli individui hanno rinunciato solo al diritto di farsi giustizia da sé, ma hanno mantenuto tutti gli altri diritti fondamentali. Quindi l'individuo ha una priorità logica e una priorità di valore rispetto allo Stato. Voglio leggere brevemente la delineazione dello stato di natura di Locke, che è molto diversa da quella di Hobbes, anche se però siamo nello stesso ambito. Cioè la grandezza di Hobbes è che lui ha sostenuto la teoria del potere non è di derivazione divina o sulla base dell'autorità, deve essere giustificata in base alla ragione, ha creato il modello dello stato di natura. Aperta la strada da Hobbes, Locke in fondo pure lui in maniera laica, secolare, cerca di fondare lo Stato su basi di ragionamento. Quindi c'è uno Stato di natura da cui conviene uscire, ma questo Stato di natura non è uno Stato belluino di battaglia continua, di bellum omnium contra omnes. Dice Locke, ma se, questo è il secondo trattato sul governo che appunto fu scritto proprio nel momento della Glorious Revolution, sapete che si chiama così perché fu senza spargimento di sangue del 1688, uscì proprio nel 1688. Ma sebbene questo sia uno stato di libertà, cioè lo stato di natura, tuttavia non è uno stato di licenza, cioè non è uno stato di arbitrio sfrenato come per Hobbes. Sebbene in questo stato si abbia la libertà incontrollabile di disporre della propria persona e dei propri averi, tuttavia non si ha libertà di distruggere né se stessi né qualsiasi creatura in proprio possesso, se non quando lo richieda un uso più nobile che quello della sua pura e semplice conservazione. Lo stato di natura è governato dalla legge di natura che obbliga tutti, e la ragione, che è questa legge, insegna a tutti gli uomini, purché vogliano consultarla, che essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno deve recar danno ad altri nella vita, nella salute, nella libertà o nei possessi. Quindi questa tendenza a non danneggiarsi, a non farsi guerra, è già presente nello stato di natura spontaneamente, perché tutti gli uomini, essendo fattura di un solo creatore onnipotente e infinitamente saggio, tutti servitori di un unico padrone sovrano, inviati nel mondo per suo ordine e per i suoi
intenti sono proprietà di colui di cui sono fattura, creati per durare fin tanto che piaccia a lui e non ad altri, cioè dipendono solo da Dio, in altri termini. E poiché siamo forniti delle stesse facoltà e partecipiamo tutti di una sola comune natura, scusate, questo pure lo sottolineo perché abbiamo detto che tragicamente l'uguaglianza in Hobbes era dovuta alla pari possibilità di uccidere un essere umano, qua invece l'uguaglianza è dovuta all'uguaglianza di facoltà superiori, quindi abbiamo una sola comune natura, non è possibile supporre fra di noi una subordinazione tale che ci possa autorizzare a distruggerci a vicenda, quasi fossimo tutti gli uni per uso degli altri, come gli ordini inferiori delle creature sono fatti per noi. Come ciascuno è tenuto a conservare se stesso e a non abbandonare volontariamente il suo posto, così per la medesima ragione, quando non sia in gioco la sua stessa conservazione, deve per quanto può conservare gli altri e non può, se non nel caso di far giustizia di un offensore, sopprimere o menomare a un altro la vita o quanto contribuisce alla conservazione della vita, come la libertà, la salute, le membra del corpo e i beni. Quindi nello stato di natura c'è il fatto che non si è in continuo conflitto con gli altri, però si ha il diritto di far giustizia di un offensore, quindi si vive pacificamente a meno che qualcuno non prevarichi, in quel caso si ha il diritto alla autodifesa. Ora continuiamo e approfondiamo questo concetto di stato di natura, in cui però c'è al centro la nascita della proprietà. Sebbene la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, pure ognuno ha la proprietà della propria persona alla quale ha diritto nessun altro che lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani possiamo dire che sono propriamente suoi. Quindi quello che l'uomo crea, un terreno dissodato, è suo. A tutte quelle cose dunque che egli trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate, egli ha congiunto il proprio lavoro, e cioè unito qualcosa che gli è proprio, e con ciò le rende proprietà sua. Poiché sono rimosse da lui, dallo stato comune in cui la natura le ha poste, esse, mediante il suo lavoro, hanno connesso con sé qualcosa che esclude il diritto comune di altri. Cioè, quando è intervenuto il lavoro dell'uomo, è esclusa la proprietà collettiva e nasce la proprietà privata. Infatti, poiché questo lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore, nessun altro che lui può avere diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso, almeno quando siano lasciate in comune per gli altri cose sufficienti e altrettanto buone. Cioè la proprietà nasce da questo valore aggiunto che il lavoro introduce nella terra, nelle cose naturali. E continua, ma poiché ora il principale oggetto della proprietà consiste non nei frutti della terra o negli animali che vivono in essa, ma nella terra stessa, come quella che comprende in sé e porta con sé tutto il resto, mi pare evidente che anche la proprietà della terra sia acquisita allo stesso modo che l'altra. Quanta terra un uomo lavori, semini, bonifichi e coltivi usandone il prodotto, tanta è proprietà sua. Egli col suo lavoro la recinge, per così dire, sostituendosi alla proprietà comune. Ora, società politica, ovvero società civile, vale a dire la nascita dello Stato, è giustificata principalmente proprio dalla difesa più oggettiva, più arbitrata della proprietà. E questo, se vogliamo, poi è il tipo di ragionamento che spingerà poi Marx a sostenere che lo Stato è il comitato d'affari della borghesia, perché Locke afferma esplicitamente che lo Stato ha una finalità fondamentale, cioè la difesa della proprietà dall'invadenza altrui. A questo punto però lo Stato, la società politica che emerge nel liberalismo di Locke, comporta il consenso, cioè il potere del sovrano è un potere che non è assoluto e che nasce dal consenso, e soprattutto esiste una divisione dei poteri. Noi abbiamo detto in Hobbes il potere deve essere concentrato, è esclusa ogni divisione perché la divisione dei poteri implica un indebolimento del potere. Invece Locke prevede tre poteri, cioè il potere di fare le leggi, il potere di applicarle e di farle rispettare, cioè il potere legislativo, il potere esecutivo, che comprende quello che noi chiamiamo potere giudiziario, cioè il potere esecutivo è quello che applica le leggi e poi punisce chi non le rispetta, e poi c'è un terzo potere che lui chiama potere federativo, da fedus, che significa patto, trattato, ovviamente, che è il potere di difesa
rispetto agli alleati o invece nemici esterni, cioè sarebbe un po' la politica estera di oggi. Quindi c'è un potere legislativo, un potere esecutivo e un potere federativo, insomma si comincia a delineare quella che poi sarà la più classica tripartizione dei poteri di Montesquieu. Questo Stato deve rispettare l'individuo e soprattutto deve rispettare la sfera interiore dell'individuo, cioè la sfera religiosa. Quindi mentre Hobbes aveva sostenuto che la Chiesa deve coincidere con lo Stato, il capo dello Stato deve essere il capo della Chiesa, la Chiesa non può avere autonomia neppure addirittura nel definire i dogmi, gli stessi dogmi, le credenze fondamentali devono essere stabilite dallo Stato. Per Hobbes non è possibile un'invadenza della sfera interiore. Hobbes dice con molta chiarezza: non ci si può salvare per coercizione, non è che si può essere fedeli o non fedeli, rispettosi di principi religiosi perché ci sta un magistrato civile, un potere che spinge, condanna, assolve, eccetera. Quindi la religione è un fatto puramente interiore. E quindi nella lettera sulla tolleranza, che viene considerato uno dei grandi testi appunto della letteratura mondiale sulla tolleranza, lui sostiene la piena libertà di coscienza. Siccome siamo in tempi difficili di intolleranza, io voglio sottolineare però che Locke, in questo grande proprio classico della tolleranza, sostiene che bisogna porre due limiti alla tolleranza. Cioè un limite è questo: si può tollerare qualunque chiesa, qualunque credenza religiosa, perché tanto fa parte della sfera interiore, però non si può tollerare una chiesa che abbia come suo principe, come sua guida, un capo di Stato esterno, un potere esterno. In altri termini, lui si vuole riferire alla Chiesa cattolica. Locke si scaglia contro i papisti, si scaglia contro i cattolici e sostiene che appunto il Papa è un potentato straniero che pretende di ingerirsi negli affari dello Stato. Quindi si può tollerare qualunque religione tranne che una religione che venga eterodiretta, che abbia un suo centro di decisione in un potere politico esterno. Naturalmente è chiaro, lui si riferisce inequivocabilmente alla Chiesa di Roma, al Papa. Allora esisteva il potere temporale dei papi, il Papa era un principe tra gli altri principi. Da questo punto di vista oggi, scusate tanto per lanciare una provocazione, si potrebbe sostenere appunto il limite della tolleranza rispetto a religioni i cui capi vengono imposti all'esterno. Io faccio un esempio molto concreto: c'è stato nella moschea di Roma qualche settimana fa il problema dell'imam che è stato mandato dalla centrale islamica egiziana a fare il capo della comunità islamica romana, e il quale nel mondo diciamo occidentale non era vissuto mai, pare che abbia fatto delle prediche integraliste estremamente equivoche. Poi c'è stato tutto un momento di polemica, poi pare sia stato rimosso. Questo è perfettamente legittimo, cioè se la religione deve essere sfera interiore, nel momento in cui straniero, è legittimo che un domani lo Stato italiano si tuteli rispetto a sinagoghe, o perché possono succedere pure cose nel mondo ebraico, non solo nel mondo islamico, oppure moschee in cui si prendono ordini da potenze politiche esterne. Quindi c'è un limite alla tolleranza. E l'altro limite, e questo suscitò polemiche enormi, è dato dagli atei. Cioè secondo Locke si possono sopportare tutti gli aderenti a tutte le religioni ma non gli atei, con una motivazione che suscitò grandi polemiche, cioè gli atei, non avendo credenza in Dio, non possono mantenere i giuramenti, sono spergiuri e quindi praticamente non danno affidamento, non si può essere sicuri della parola di un ateo. Tutto questo fu poi contestato dai successori di Locke, cioè dai deisti, che sostennero che invece appunto è possibile una morale su basi laiche e anche su basi atee. Ora, per concludere, sì, non
forse possiamo mettere pure di leggere, i brani successivi si riferiscono al governo liberale, cioè al fatto che lo Stato non è arbitrario, il potere non è sottoposto all'arbitrio di uno solo, ma è temperato, deve rispettare la legge, eccetera. Ma possiamo passare forse a un altro paio di temi conclusivi. Cioè, ancora per quanto riguarda la religione, l'ultima opera di Locke è proprio la ragionevolezza del cristianesimo. Cioè, lui sostiene che il cristianesimo è una religione pienamente razionale. Se si screma, se si libera dalla zavorra di dogmi non facilmente riconoscibili alla luce della ragione, se si riduce il cristianesimo alla credenza nel Cristo come Messia, all'ama il prossimo tuo come te stessa, ai grandi comandamenti del Vangelo, lui dice è praticamente nient'altro che la voce della ragione estesa in una maniera popolare. Quindi il suo ultimo libro importante, il 1695, è La ragionevolezza del cristianesimo, cioè un cristianesimo che è conforme alla ragione se appunto si vedono solo i suoi dogmi e le credenze centrali e non quelle e non soprattutto il lavorio dei teologi che lo ha appesantito. Ora, questo ha fatto dire che Locke è il fondatore del deismo. In effetti questo non è vero. Toland, il suo diciamo continuatore, ha sostenuto che è un vero deista, ha sostenuto che Locke è un deista. In effetti Locke non è un deista, perché mentre il deismo sostiene, da Toland in poi, questa grande corrente di pensiero del Settecento inglese, che si può raggiungere Dio su basi puramente razionali, ma con assoluta esclusione della rivelazione, Locke, in questa sua ultima opera, La ragionevolezza del cristianesimo, sostiene che la rivelazione è nella sua essenza conforme a ragione, ma non respinge la rivelazione come i deisti. Voglio fare un ultimo accenno. Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto dell'educazione in Hobbes. Che io sappia, Hobbes non dedica attenzione a questo tema. Invece Locke ha scritto quasi in forma epistolare dei consigli a un suo nobile amico, per cui si può considerare pure un pedagogista, cioè si è intrattenuto sul problema dell'educazione con una posizione interessante. Cioè lui sostiene che l'educazione non coincide con l'istruzione, anzi l'istruzione è semplicemente la quarta e ultima parte dell'educazione. L'educazione deve avere come primo obiettivo la virtù, cioè la capacità dell'uomo di essere coerente con se stesso, di essere aperto verso gli altri, di essere un uomo integro. Quindi prima di tutto l'educazione è educazione alla virtù, poi è educazione alla prudenza, cioè prudenza nel senso di avere tatto, avere garbo nei rapporti umani, non prudenza ovviamente nel senso di stare attenti, ai pericoli. Poi cioè, è stato detto, questo dipende dal fatto che si tratta dell'educazione di un gentleman, le buone maniere, il saper trattare l'altro in maniera nobile, magnanima, eccetera, e poi alla fine l'istruzione. Quindi c'è prima la virtù, poi la prudenza, poi le buone maniere e poi l'istruzione. Il bagaglio conoscitivo è secondario. Quello che è fondamentale è formare un uomo capace di self-control, cioè di autogoverno. Per questo poi il progetto educativo di Locke comporta anche il fatto che il fanciullo, il giovane, si debbano abituare alle intemperie, si debbano abituare al dolore, devono essere capaci di autocontrollo. Però soprattutto c'è l'orgoglio, e questo è un tema che io trovo molto suggestivo, l'orgoglio dell'intelligenza, cioè c'è l'orgoglio della capacità dell'uso della ragione. La persona che cresce, che matura bene, deve avere il fiuto, l'istinto di quello che è ragionevole e quello che non è ragionevole, deve essere orgoglioso di sapersi orientare, di saper usare la ragione. Naturalmente, ripeto, è stato detto, è un ideale pedagogico
storicamente ben determinato, cioè è la figura del gentleman inglese capace di essere pure un guerriero, un combattente o un comandante di nave, capace di sopportare fisicamente anche il dolore, ma è capace di vivere in società. Però insomma è un ideale di un uomo autosufficiente, è un ideale elevato della cultura europea. Naturalmente, come Hobbes, anche Locke, l'abbiamo sottolineato a più riprese, è un pensatore da cui c'è tanto da imparare, ma c'è un forte condizionamento storico, c'è il condizionamento della seconda rivoluzione inglese, della nascita del capitalismo, dello sviluppo della società mercantile, del mantenimento di certi ideali appunto aristocratici, cioè è un pensatore ben collocato e collocabile storicamente, da cui però, come da ogni grande pensatore, c'è sempre qualche cosa da imparare. Allora mi fermo qua e possiamo approfondire qualche aspetto nel dibattito. Grazie.